Una pagina di approfondimento del nostro giornale parlato che dedichiamo alla politica amministrativa della nostra provincia. Abbiamo con noi, gratitissimo ospite, la vicepresidente, nonché assessore alla cultura della provincia di Lecce, l'avvocato Simona Manca, che naturalmente ringrazio per essere qui con noi. Per i tanti impegni istituzionali che quotidianamente deve affrontare. La ringrazio appunto per la sua disponibilità a dialogare con i nostri ascoltatori. Con Simona Manca naturalmente parleremo in particolare del suo impegno nell'assessorato alla cultura e ci dirà quali sono i progetti in cantiere, i progetti che in questo momento più la tengono occupata. Però ecco, giusto per entrare in argomento provincia, possiamo iniziare dal bilancio che poi sì, è legato anche all'attività culturale della provincia, perché poi le attività sì, devono essere bene o male sostenute e tutto dipende dalle casse. Se certo, sono floride c'è la possibilità di fare di più, se invece non lo sono, sono vuote, c'è da fare purtroppo di meno. È un bilancio che è stato ritenuto molto asettico da parte dell'opposizione, soprattutto, tanto che siete stati accusati di guardare al passato e non proiettarvi invece al futuro. Questo per aver tagliato molte voci che invece, secondo l'opposizione di centro-sinistra, dovevano essere sostenute. E noi abbiamo ascoltato in proposito anche il presidente Antonio Gabellone, che ha spiegato un pochettino quella che è l'idea di provincia, soprattutto quello che è il bilancio in conseguenza all'eredità avuta dalle amministrazioni precedenti. Ecco, secondo lei qual è la situazione e soprattutto qual è in relazione al suo assessorato, alle sue attività? Intanto vi ringrazio per avermi invitato, mi fa sempre piacere venire. E per quanto riguarda la nostra attività amministrativa, partendo, e necessariamente bisogna partire dai conti della provincia ed in particolar modo dal bilancio che poi abbiamo approvato pochissimi giorni fa, dobbiamo dire questo: è facile fare retorica, è facile parlare per frasi fatte e dire si guarda al passato, non al futuro. Ho già avuto occasione di dire, grazie a questa bellissima trasmissione, che ogni parola ha un peso. E allora dobbiamo necessariamente guardare al passato. Noi siamo costretti a guardare al passato perché il passato ci ha regalato 14 milioni di euro di debito che la provincia e gli amministratori attuali della provincia, che sono degli amministratori responsabili, devono ripianare. Quindi necessariamente non possiamo prescindere da questo debito, far finta che non esiste come si è fatto fino ad oggi, rinviarlo in eterno, perché non saremmo responsabili, non onoreremmo gli impegni dell'ente nei confronti di chi vanta dei crediti certi nell'ente, nei confronti dell'ente, e quindi questo un'amministrazione responsabile non lo fa. Per cui si è deciso in questa primissima fase, in questi primissimi mesi di amministrazione, di ripianare il debito che ci hanno regalato gli altri amministratori, per poi ovviamente ripartire con slancio. Noi contiamo, speriamo, stiamo facendo ogni tipo di sacrificio per poterlo ripianare entro quest'anno, speriamo di farcela, per partire con slancio già dagli ultimi mesi del 2020. 10. E nella relazione che il presidente Gabellone ha fatto al bilancio nella conferenza stampa si è detto anche, oltre alla esigenza, necessità di ripianare questi debiti, si è parlato anche di rilancio, si è detto su cosa si vuole puntare, quindi si è detto quali saranno le azioni future della provincia. Tra queste, per esempio, un'azione di rilancio culturale. Si è detto infatti che la provincia punta su un nuovo modello di sviluppo
culturale legato al turismo, legato alle risorse del territorio, e per questo stiamo già lavorando. Nonostante l'esiguità delle risorse, quasi la nullità quest'anno, nonostante questo noi stiamo progettando e già vedendo i frutti di qualche progetto presentato proprio i primissimi giorni dell'amministrazione Gabellone, quindi progettando il futuro anche culturale della provincia. Beh, si dice, è poi un dato di fatto, che il nostro territorio è molto ricco di risorse, è molto attivo, c'è una presenza di associazioni culturali abbastanza elevata, e soprattutto ci sono tantissime iniziative che vengono organizzate, vengono proposte alla provincia per essere giustamente sostenute, soprattutto quelle che hanno nella loro mission la comunicazione del marketing, il marketing territoriale, quindi sono, lei parlava prima di turismo, sono senz'altro dei punti di riferimento per quanto riguarda un richiamo turistico. E lei ha preso un'iniziativa molto, molto importante, quella di fare il punto della situazione sulla presenza delle associazioni legate al mondo della cultura, e ha sicuramente ora il punto della situazione, nel vero senso della parola. Ci sono tante richieste, tante sollecitazioni. Come si regolerà, come potrà oggi la provincia regolarsi, dare delle risposte alle tante sollecitazioni con una esiguità di fondi, come stavo dicendo, molto limitativa, soprattutto in questi settori, perché giustamente dal punto di vista dell'amministrazione bisogna tenere conto di quelle che sono le priorità, e sicuramente ci sono altre priorità, non dico prima della cultura, ma diciamo anche insieme alla cultura. E quindi come si muoverà? Diciamo che purtroppo, data la situazione economica della provincia, è difficile dire e stabilire in questo momento delle priorità. Di sicuramente delle priorità ce ne sono, ma la cultura è una delle priorità. L'Osservatorio Provinciale sulla Cultura, a cui ha fatto riferimento, ha avuto un grande merito intanto di censire tutte le associazioni e in generale i soggetti che si occupano di cultura, tant'è che ormai sono accreditati quasi 600 soggetti che si occupano di cultura, soggetti con i quali io interloquisco praticamente quotidianamente, perché quotidianamente dal mio ufficio vengono mandate tutte le notizie e le comunicazioni che riguardano il settore, che ovviamente vedono coinvolta la provincia, e nello stesso tempo ricevo da parte loro tutte le proposte, le necessità che ci sono. Quindi intanto si è già costituita una sorta di rete continua, di rete di collegamento e di comunicazione, che sfocerà presto in un link del portale della provincia dedicato esclusivamente alla cultura. Gli uffici già stanno lavorando in modo che il canale di collegamento sia ancora più facile rispetto a quello attuale, che pure c'è e che è appunto quotidiano. Si sta lavorando al censimento degli spazi culturali, richiesta sempre pervenuta da quell'Osservatorio Provinciale sulla Cultura, quindi i sindaci proprio in questi giorni sono stati invitati a comunicare alla provincia tutti gli spazi che mettono a disposizione per la cultura, e anche questo censimento verrà pubblicato sul nostro sito e comunicato a tutti i soggetti che si occupano della cultura. Quindi diciamo due delle esigenze principali, anzi più di due delle esigenze principali pervenute dall'Osservatorio Provinciale vengono diciamo evase quotidianamente. Dicevo più di due perché poi l'esigenza principale era quella della trasparenza, e devo dire che agendo in questo modo utilizzando questo metodo di comunicazione continua, di interfaccia continua, noi stiamo assolvendo a questo impegno che abbiamo preso, che è quello della trasparenza innanzitutto.
È chiaro che, data l'esiguità delle risorse economiche e dato l'elevatissimo numero di proposte, tutte interessanti, che pervengono dalle associazioni, da chi si occupa di cultura sul territorio, non si può fare fronte a tutte queste proposte, tutte, devo dire, bellissime.